Noi possiamo fare tutti i moduli che vogliamo. Se l'aspetto, diciamo, della testa non si risolve, non sarà il 4-3 a cambiare le sorti di una stagione che, sinceramente, a oggi la vedo difficile. Eccoci qua, ragazzi, buon pomeriggio a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dario, detto il Darion. Oggi nuovo giorno, nuovo giro di nomi, perché si sono fatti dei nuovi nomi in ottica Napoli, 22 agosto, quindi ci avviciniamo sempre di più alla partita contro il Bologna e alla chiusura del calciomercato. Allora, ragazzi, diciamo che partiamo col dire una cosa, cioè in questo momento lo sappiamo quali sono le priorità del Napoli, cioè chiudere Lukaku. Fabrizio Romano ieri sera ci ha detto praticamente che la giornata di oggi dovrebbe essere quella decisiva per sbloccare Lukaku al Napoli, quindi aspettiamo delle novità per quanto riguarda questo, diciamo, questo scenario. Dovrebbe sbloccarsi anche Gilmour, però abbiamo detto l'altra volta che Gilmour si sblocca quando il Brighton troverà il sostituto. Il sostituto, a quanto pare, è lo scozzese del Celtic, che stava prendendo anche l'Atalanta, O'Reilly, se ricordo bene il nome. Quindi una volta che il Brighton prenderà O'Reilly, allora si sbloccherà Gilmour. Tolte, diciamo, queste notizie che sono, diciamo, la parte più importante in questo momento, sono usciti due nomi per quanto riguarda il famoso esterno destro. Ok, quindi abbiamo due nomi per quanto riguarda quella zona del campo che in teoria andrebbe migliorata. E dico in teoria perché nella parte finale del video parleremo di un tema. Chi sono questi due nomi? Il primo è quello di Thierry Rendal Correa, che gioca attualmente nel Valencia. E che succede? La notizia ce l'ha data Matteo Moretto, quindi notizia sicuramente attendibile. Gli agenti del giocatore hanno praticamente parlato col Valencia per capire quali sono le condizioni per farlo partire. Questo perché? Perché pare che il Napoli sia stato il club, diciamo, che ha fatto un sondaggio, che ha chiesto informazioni. Moretto ci dice anche che questo Rendal rientra tra i 5 favoriti per quanto riguarda il ruolo di terzino destro. Tra questi 5 c'è sicuramente Correa e probabilmente c'è anche l'altro nome che tratteremo dopo. E, tra parentesi, l'entourage di Rendal si chiama Jorge Mendes, ok? Quindi questo è un calciatore che fa parte della scuderia di Mendes. Quindi Matteo Moretto ci ha detto che il Napoli è interessato a questo Correa. Ora non lo andiamo a studiare in questo video, faremo il classico video approfondito se arriverà l'ufficialità. Però capiamo giusto che tipo di calciatore è. Allora, lui è un terzino destro di base, gioca anche a sinistra, quindi qua rientriamo nel discorso della duttilità che ci aveva, di cui ci aveva parlato Conte alla conferenza di presentazione. È un classe 99, quindi ha 25 anni, portoghese, lui è alto 1,76 m, ha il contratto in scadenza nel 2026, quindi ha altri 2 anni, il suo valore di mercato è di 6 milioni, quindi diciamo che è un profilo low cost, ok? Però che calciatore è? Io sono andato un po' a vedere i numeri di FBref e sinceramente, ragazzi, io dai numeri di FBref capisco che Correa è un terzino principalmente difensivo. È un terzino, diciamo, bloccato, non mi sembra il terzino di spinta. Le statistiche, diciamo, che balzano più all'occhio sono quelle difensive. Vedo valori alti nei contrasti, nelle intercettazioni, nei blocchi, nei salvataggi. Per quanto riguarda invece i dati offensivi, non vedo queste grandi doti, ecco, quindi mi sembra tanto un terzino più bloccato, più di difesa che un terzino offensivo che si fa la fascia avanti e indietro per tutta la partita. Tra i nomi, diciamo, che vengono comparati a questo Correa, abbiamo per esempio Wan-Bissaka, il terzino che stava al Crystal Palace e che adesso sta al West Ham. C'è Celik della Roma, ci sta Angelinho della Roma e tra questi nomi c'è anche Jackson Chachua, che è il secondo nome che è stato fatto ieri. Questa volta però il nome è stato fatto da Pedulla. Chachua, ragazzi, lo abbiamo incontrato domenica contro
contro l'Hellas Verona. È il giocatore, diciamo, che ha annullato Spinazzola, e che io stesso nel video dell'analisi tattica ho detto, diciamo, mi era piaciuto parecchio, aveva fatto una bella partita. Pedulla ci dice praticamente che il Napoli dopo la partita col Verona è rimasto stregato dalla prestazione di questo calciatore. Ci fa sapere che l'Hellas Verona chiederebbe almeno 10 milioni più bonus, addirittura parla di 15 milioni di valutazione del calciatore, quindi diciamo che questo è un giocatore che è un po' più costoso, se vogliamo, di Correa. La cosa però interessante di Chachua è che parliamo di un profilo, diciamo, di prospettiva, un profilo giovane, perché ha 22 anni, quindi ha margini di miglioramento, è un giocatore anche under 22, quindi nelle liste non ti andrebbe a occupare uno slot, quindi sarebbe interessante. C'è però da dire che ci sono anche altri club su di lui, principalmente c'è il Rennes e l'Everton che hanno fatto, diciamo, che hanno chiesto informazioni al calciatore. Everton, l'Everton dove c'è anche Lindstrom, quindi abbiamo anche questo Chachua, anche lui terzino destro, che può giocare anche centrocampista di destra, ma anche centrocampista di sinistra, quindi anche lui profilo duttile, alto 1,80 m, quindi c'ha anche più centimetri rispetto a Correa. Lui è camerunense, però c'ha il passaporto belga, quindi non è neanche un giocatore, diciamo, che ti va a occupare lo slot extracomunitario. E Chachua, ragazzi, diciamo che rispetto ai numeri è un po' simile a Correa, anzi diciamo che anche peggio, perché i suoi numeri, diciamo, che sono molto molto modesti. Balza all'occhio il dato delle intercettazioni, dei salvataggi e dei contrasti, poi per il resto molto molto male. Però è anche vero che gioca nel Verona, una squadra che nell'arco di un anno deve più, diciamo, subire che imporre il proprio gioco, perché parliamo di una squadra che, diciamo, che è tra le più, non voglio dire tra le più scarse, è tra le meno papabili per la permanenza in Serie A, ok? Quindi ci sta che abbia dei dati, dei numeri, diciamo, più negativi che positivi, ok? Però è 22enne, ci sono delle prospettive, dei margini di miglioramento su di lui. E vi dico la verità, se tu prendi Chachua al posto di Mazzocchi, perché secondo me questi due nomi sono nomi che possono andarti a migliorare la riserva del titolare, che per me rimane Di Lorenzo. Io sono convinto, ragazzi, che serva più un braccetto sinistro che un esterno destro, perché per me l'esterno destro ce l'abbiamo, è Di Lorenzo. Se tu poi togli Mazzocchi e mi prendi per esempio un Correa o un Chachua, io la dico, hai fatto il miglioramento, perché secondo me l'hai fatto il miglioramento. Fermo restando che comunque Chachua abbiamo visto giusto una partita, quindi non possiamo giudicare il calciatore da una sola partita, però considerando che c'ha 22 anni, considerando comunque che è un profilo che è richiesto anche da club comunque di un livello importante come l'Everton e il Rennes, dici, è un giocatore che c'ha, che può essere utile, che può essere importante. E se tu lo prendi, dai, secondo me anche l'idea di star programmando in quel ruolo, perché ti tieni Di Lorenzo, che altri 2-3 anni ad alti livelli te li può fare, nel mentre fai crescere Chachua, e una volta che Di Lorenzo, diciamo, ha fatto il suo e ha finito, hai pronto il sostituto, cioè Chachua, ok? Quindi se prendi questo giocatore, io dico, hai fatto secondo me un buon lavoro dal punto di vista della programmazione, ti sei portato a casa comunque un giocatore che nell'immediato non ti dà neanche problemi per le liste e che secondo me rispetto a Mazzocchi è un miglioramento. Però ribadisco, come sostituto di Mazzocchi, se deve venire a fare il titolare, non lo so sinceramente. Però come riserva del titolare, secondo me è un miglioramento rispetto a Mazzocchi. Chiuso l'argomento, diciamo, terzini destri, voglio adesso parlare del tema che vi ho detto inizio video, ovvero quello del cambio modulo. È circolata questa notizia su Twitter secondo la quale Conte starebbe pensando di passare al 4-3-3, ok? Allora, premessa importante, Conte nella conferenza di presentazione ci disse saremmo duttili tatticamente, quindi ci sta, no? Che tu hai in mente, per esempio, che ne so, un assetto di base, il 3-4-3 o il 3-5-2, bene, ci sta che durante la partita, diciamo, per avere il piano B, il piano C, per cercare anche di spiazzare l'avversario, ci sta che tu abbia in mente un cambio modulo.
e l'abbiamo visto anche nelle due partite con Modena e Verona, che c'è stato il cambio modulo. Io però non penso che il 4-3 possa diventare il modulo base, anche perché ragazzi la storia di Conte la sappiamo, lui sì, agli inizi quando stava al Bari, al Siena, ha usato anche la difesa a 4, però la maggior parte della sua carriera ha usato la difesa a 3, lui diciamo il 3-5-2 è sempre stato il suo marchio di fabbrica. Al Chelsea inizialmente aveva usato la difesa a 4, è andata male, sono cominciati a sorgere i primi problemi, passa la difesa a 3 e va a vincere il campionato. Quindi io non so sinceramente se lui voglia effettivamente passare al 4-3. La domanda però che mi faccio e che faccio anche a voi è: la rosa attuale è da 4-3? Diciamo in parte sì, perché tu in difesa comunque 4 terzini li hai: Olivera e Spinazzola a sinistra, Di Lorenzo e Mazzocchi a destra. Hai contati 4 centrali: Buongiorno, Juan Jesus, Rachmani e Rafa Marin. Quindi volendo i giocatori per una difesa a 4 ce li hai, volendo c'hai anche i giocatori per un attacco a 3, perché c'hai Kvara, c'hai David Neres, c'hai Politano, c'hai Ngonghe. Si ricreerebbe il problema Raspadori, perché Raspadori nel 4-3 con Spalletti e Garcia non trovava mai la sua collocazione. Lo mettiamo punta? Ok, ma sappiamo che non è la punta che Conte vuole. A centrocampo il problema, perché noi in questo momento a centrocampo, ragazzi, ci abbiamo Gaetano, Lobotka, chissà, e poi Foloruscio, che però sta fuori rosa. Tu in questo momento c'hai il vertice basso che è Lobotka, due mezzali ce li hai, Gaetano la mezzala d'attacco può farla, però dobbiamo sempre vedere se Gaetano resta. E poi c'è Anghissa che è l'altra mezzala. Il problema è che devi prendere una mezzala di titolare, dovresti andare a prendere il sostituto di Zielinski, che fino a mo' non hai preso. Perché non hai preso? Perché hai pensato di cambiare modulo, e nel 3-4-3 lo Zielinski non ce l'hai, non ti serve. Poi ragazzi bisogna vedere dal mercato, ecco, se il mercato non ti porta quei giocatori con i quali tu pensi di fare un modulo, allora io lì penso che l'allenatore debba adattarsi alla rosa che ha. Quindi se tu per esempio al 31 agosto c'hai mediani, tanti mediani più che mezzali, allora non puoi fare il 4-3. Io penso che dipenda tutto dal mercato. Ecco, se arriveranno delle mezzali di qualità offensive, allora potremmo anche pensare a un centrocampo a 3. Poi non è detto che sia 4-3, può essere pure il 3-5-2, che io penso sia quello più fattibile in ottica cambio modulo, perché il 3-5-2 è stato il marchio di fabbrica di Conte. Quindi se arriveranno delle mezzali qualitative, allora potrei anche pensare a un cambio modulo. Se invece arriveranno mediani, nomi che stanno circolando in questo momento, che sono Gilmour, McTominay, Amrabat, se arrivano questi tipi di calciatori, allora io penso che si rimarrà col 3-4-3 o comunque con un modulo che comprende la mediana 2, ok? Altra cosa importante secondo me da dire, ragazzi, qualcuno potrebbe dire ma Conte nel pre-partita di Verona disse 4-3, poi siete arrivati decimi, cioè quasi a voler dire che era il 4-3 il problema. Secondo me no, cioè Conte quando fa quella dichiarazione non la fa perché vuole sminuire il 4-3. La fa secondo me per far capire che non è un problema tattico, cioè non è che se tu passi al 4-3 allora risolviamo tutti i problemi. Lui ha fatto quella dichiarazione per far capire che il problema non è tattico, ma è un problema principalmente di testa, cioè di calciatori che ormai hanno talmente tutte queste scorie dell'anno scorso che a mio avviso sono irrecuperabili, e quindi il problema come lo risolvi? Cambiando più facce possibili. Io su questo aspetto sono molto d'accordo con Del Genio. Se tu passi al 4-3 non risolvi il problema, perché non è un problema tattico, è un problema molto più profondo e più grave, ok? È questo che ha voluto far capire Conte. Noi possiamo fare tutti i moduli che vogliamo, se l'aspetto diciamo della testa non si risolve, non sarà il 4-3 a cambiare le sorti di una stagione che sinceramente a oggi la vedo difficile. Poi sì, tutti questi discorsi li dobbiamo spostare al 31 agosto al mercato chiuso, però a oggi io sinceramente non sono così ottimista. Comunque chiudo il video ragazzi dicendovi che Moretto diciamo ha dato anche un'altra notizia, questa un po' più marginale tra virgolette, perché parliamo di Chedira. Moretto conferma la notizia dell'Espagnolo, cioè l'Espagnolo vuole prendere Chedira però in prestito. Che dire ragazzi, lo sappiamo, è la terza punta, è un nome che non sposta, cioè
c'è o non c'è, non cambia tantissimo. Quindi detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, fatemi sapere la vostra su questo discorso del cambio modulo, cosa ne pensate. Fatemi sapere se Chachua e questo Correia possono essere nomi che secondo voi possono dare una mano al Napoli. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, che è totalmente gratis, e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi contenuti. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Forza Napoli sempre, perché quello non mancherà mai, e vediamo se nella giornata di oggi si sbloccherà qualcosa in ottica Lukaku. Speriamo, perché è già tardi, tardissimo. Ciao.